Amiche e amici bianconeri, buongiorno e buon lunedì 26 giugno a tutti. Bentrovati qui sul canale, contenuto doveroso sul verifiche effettuati a seguito di quanto commentato nel contenuto di ieri. Il titolo è "Dopo le dovute verifiche, vi aggiorno". Parliamo ovviamente di Massimiliano Allegri, ma anche di alcuni importanti componenti della Rosa 2022-2023 che potrebbero far parte della Rosa 2023-2024, dovrebbero quantomeno, e forse qualcheduno che potrebbe lasciare. Prima di sviluppare il tutto, mi raccomando, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, azionando la campanella di notifica e mettendo un bel like al contenuto in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento. Ve lo avevo promesso, tra l'altro avrei già anche pronto un tre grandi risposte, perché ho ricevuto le fatidiche tre domande alle quali dare risposta e per la quale chiedo ai partecipanti di pazientare. Purtroppo sono giorni molto intensi, sono momenti in cui si sviluppano situazioni d'attualità che credo abbiano la precedenza. Arrivo, perché la promessa è che al ricevimento di tre domande realizzo di tre grandi risposte, quindi pazientate, sarò presto da voi. Dicevo, per quanto riguarda il contributo di ieri relativamente all'offerta Monster ricevuta da Massimiliano Allegri, ho effettuato quello che vi raccontavo nel contributo di ieri, le opportune verifiche. Bene, le verifiche effettuate ed incrociate tra loro mi portano a darvi questa sentenza pressoché definitiva, anche se di definitivo, fino a che non ci sarà ufficialità in un termine o in un altro, non lo si può mai considerare. Ad esempio, io credo che fino all'insediamento di Cristiano Giuntoli, che avrà potere decisionale, che avrà ovviamente l'onere e l'onore di sviluppare la rosa della Juve 2023-2024, tutte le porte possono essere lasciate aperte. Per quanto riguarda quella di Massimiliano Allegri, di cui ieri abbiamo parlato, di questa offerta mostre, che mi viene confermata essere presente, esserci stata, mi è stato detto che Massimiliano Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus. Pertanto la mia fonte, così come mi aveva informato già nei giorni precedenti, salvo poi essere incalzata dal sottoscritto in merito alle news uscite sponda Arabia di questa offerta che avrebbe fatto vacillare Massimiliano Allegri, che ovviamente non può essere rimasto insensibile ad un'offerta del genere, anche se in tanti di voi ho letto nei commenti non credono a questa offerta, invece l'offerta è assolutamente confermata, e non solo dal sottoscritto, anche da giornalisti di assoluto spessore che si occupano di calciomercato. Bene, la fonte mi dice, nonostante tutto, a me risulta e mi viene confermato, Massimiliano Allegri sarà ancora allenatore della Juventus. Aggiungo anche che per quanto mi è dato sapere, anzi io so che Massimiliano Allegri ha dato appuntamento ai suoi ragazzi per l'11 di luglio. Evidentemente, se 1 più 1 in matematica fa 2, credo che Massimiliano Allegri, a fronte di tutte queste informazioni, sarà ancora allenatore della Juventus. Lasciamo la porta aperta, perché nel mercato, così come alcuni mi hanno domandato e per i quali ho cercato di dare una risposta quanto più veritiera possibile, perché sponda Allegri tutti negano, perché dall'altra parte invece c'è la conferma di questa offerta e della possibilità che se ne vada, perché il mondo del mercato è fatto così, il mondo del mercato è questo. Ci sono giornalisti, tra l'altro, che trattano il mondo del calciomercato e lo fanno in maniera professionale e assolutamente attendibili, che si appoggiano a delle fonti ovviamente di loro fiducia, che possono avere un'informazione e poi in realtà l'informazione non risulta essere corretta, ma loro non vi hanno raccontato una menzogna, vi hanno raccontato quello che le fonti lasciano trapelare. A volte ci sono delle operazioni che vengono celate fino all'ultimo e pertanto non possono essere messe in piazza prima delle risposte che vadano in direzione non gradita. Di conseguenza, purtroppo la risposta è molto semplice: a volte, a seconda di quale fonte si va a consultare, degli appoggi che uno ha, si possono ottenere delle risposte diverse. Vi posso confermare che sponda Igor Tudor, l'allenatore ex Olympique Marsiglia, è stato contattato direttamente dalla dirigenza bianconera, che gli ha prospettato la possibilità di allenare la Juventus. Lui ne sarebbe assolutamente fiero, ma questo non significa che Igor Tudor sarà certamente l'allenatore della Juventus, significa che la Juventus quantomeno ha paventato la possibilità di separarsi da Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda ulteriori conferme, ulteriori verifiche effettuate, posso dirvi che quello che vi avevo raccontato qualche settimana fa in merito a Gleison Bremer trova conferma, ovvero Gleison Bremer è un giocatore che è assolutamente cedibile a fronte di un'offerta intorno ai 60 milioni di euro, però Massimiliano Allegri ha posto un diktat: Bremer può partire se
il sostituto si chiama Pau Torres. Operazione ovviamente non facile, Juventus, che non partecipando alla Champions League non può badare troppo per il sottile, è costretta anche a dover monetizzare, e quindi attenzione alle offerte importanti che possono arrivare per i suoi giocatori. Tra questi c'è certamente Federico Chiesa, il quale, come vi ho raccontato in un precedente contributo, sacrificato in nome del 3-5-2, avrebbe chiesto la possibile cessione e quindi la possibilità di partire. Mi viene confermato, notizia delle ultime ore, che il giocatore assolutamente non si muoverà da Torino. Ora, io credo che gli assolutismi nel mercato, lo abbiamo visto, siano sempre molto pericolosi, ma la volontà del giocatore e evidentemente di una frangia della dirigenza è quello di proseguire il proprio rapporto, di proseguire il cammino con Federico Chiesa, che deve essere messo nella condizione di potersi esprimere al meglio delle proprie possibilità per quelle che sono le sue caratteristiche. E allora attenzione, perché con Massimiliano Allegri sulla panchina non è detto che sarà sicuramente 3-5-2, ci sarà anche la possibilità di uno sviluppo di un modulo differente per mettere il giocatore nelle condizioni di esprimersi al meglio. Per quanto riguarda Rovella, alcuni lo danno sacrificato in ragione di Milinkovic-Savic o in ragione di qualche altra operazione di mercato. Ecco, escludo categoricamente, allo stato attuale, nel momento in cui vi parlo, che Rovella sia un giocatore che può essere cedibile. È uno dei pochissimi giocatori che mi risulta assolutamente incedibile, pertanto non sarà inserito in nessuna operazione di mercato. Questo al 26 giugno 2023 sono sostanzialmente le situazioni che si stanno sviluppando. Diversa è la questione per quanto riguarda Samuel Ealing Jr., giocatore che ha dimostrato di spaccare le partite a partita in corso, di poter essere determinante anche dal primo minuto, giocatore che ha delle caratteristiche direi più uniche che rare nella rosa bianconera, perché è uno dei pochissimi giocatori in grado di creare la superiorità numerica saltando l'uomo e mettendo la palla per il compagno. Mi risulta alquanto strano e poco, diciamo, poco bello che il giocatore possa essere inserito in qualche trattativa con qualche squadra di Premier dove gode di grande stima. Questo è però il risultato delle verifiche effettuate, che mi portano ancora una volta sul nome di Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, io l'ho detto in tempi non sospetti, non pensavo nella maniera più assoluta che potesse rimanere alla Juventus, men che meno senza la Champions League. Ci sono però delle fortissime pressioni da parte della dirigenza e soprattutto da parte di Massimiliano Allegri, che sta facendo in modo e maniera di convincere il giocatore a rimanere. Ora, io credo che se Adrien Rabiot dovesse rimanere, è indubbio che lo farà per Massimiliano Allegri in primis piuttosto che per altro, però penso anche che se veramente quelle offerte di cui si parlava fossero pervenute, beh, per quanto grato al suo allenatore Massimiliano Allegri, io penso che avrebbe sposato il progetto di una squadra di Premier League. Forse allo stato attuale quelle offerte da 10 milioni e più che si sarebbe aspettato non sono arrivate, per questo il ragazzo sta prendendo tempo, sta attendendo di avere la verifica assoluta che Massimiliano Allegri sarà ancora allenatore della Juventus e soprattutto di capire se davvero quelle offerte non arriveranno mai, e allora sarà pronto a sposare nuovamente il progetto bianconero con Massimiliano Allegri. Chiudo sul nome di Magnanelli, in quanto in tanti mi avete detto Allegri non può andare via perché ha appena inserito in organico nel suo staff un nuovo collaboratore che è Magnanelli. Allora vi correggo, Magnanelli ha accettato la proposta della Juventus, non ha ancora firmato, non è ancora ufficiale, pertanto se nella malaugurata ipotesi o benaugurata ipotesi a seconda delle posizioni Massimiliano Allegri non dovesse essere più l'allenatore della Juventus, Magnanelli non arriverebbe a Torino. Diversamente, Magnanelli sarà un nuovo collaboratore di Massimiliano Allegri. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve!